Ciao, buongiorno a tutti. Ho voluto provare questa farina di grano Khorasan o Kamut, la farina si chiama anche Kamut, che è un'antica varietà di grano ricca di importanti nutrienti. Il pane rimane leggermente morbido ma profumatissimo con un vago sapore di nocciola, molto buono veramente. Andiamo a vedere come farlo. Eccoci qua, userò questa farina che ho trovato in un ipermercato che è di un mulino di Torino, quindi è bio. Ha un colore ambrato che assomiglia molto alla semola. Vedete la differenza con i 100 grammi che ho messo di farina zero, ma si potrebbe fare direttamente perché ho visto la lavorazione viene molto bene, quindi si potrebbe fare in purezza con tutta la farina Khorasan. Bene, vado a miscelare le farine per mettere in autolisi. Quindi vado a bagnare la farina con l'acqua, con una parte di acqua, all'incirca la metà dell'acqua. Bagno piano piano, aggiungo un po' di farina ogni tanto. L'autolisi, voi sapete che aiuta molto la lievitazione. In questo caso non, è la prima volta che uso questa farina, quindi non so come reagisce alla lievitazione. Quindi per sicurezza faccio questa autolisi. La farina comunque ha 12,5 di proteine, quindi dovrebbe andare bene. Ok, una volta bagnata tutta la farina, la lascio riposare, copro con un canevaccio o un telo e la lascio 30 minuti. Io sto iniziando questo impasto di mattina. Questa farina, il grano Khorasan, è un grano duro. Quindi ha una consistenza granulosa simile alla semola, ma rispetto alla farina bianca contiene molte proteine, quindi presenta un maggior potere saziante. Ha un potere saziante molto più della farina normale, ha una buona dose di proteine, minerali e vitamine. E ha un effetto antiossidante, quindi è molto salutare. È un po' caro, il prezzo non è come quello della farina normale. Passata la mezz'ora di autolisi, ho messo, come avete visto, la pasta madre spezzettata, pasta madre che avevo rinfrescato e portato al raddoppio, almeno 4 ore ci vogliono, Quando vedete che è raddoppiata, la potete usare. Bene, vado a passare tutto, finisco naturalmente di mettere l'acqua piano piano in planetaria, la metto quella che è rimasta un pochino per volta, poi aggiungo il sale e faccio girare fino a che il composto non si aggancia al gancio, non ci vuole molto, una decina di minuti, anche meno forse. Poi ho oliato la ciotola, faccio qualche piega così in ciotola. Ok, faccio rilassare un attimo e poi faccio un altro giro di pieghe. L'impasto si presenta già bene, vedete? Già bello elastico. Quindi farò soltanto questo giro, poi copro con la pellicola e aspetto il raddoppio. A me ci sono volute 4 ore, non più. Ma non seguite la lettera ai tempi, perché dipende dalla temperatura. Adesso l'aria sta scaldando, non ci vorrà molto. Ecco il mio impasto, vedete, è raddoppiato ed ora lo giro sul piano di lavoro e farò un giro di pieghe. Rispetto a quello che vi ho detto prima, presentandovi
precedentemente, che la farina di questo grano naturalmente è più cara delle altre, ma perché è rimasta di qualità superiore, coltivato con metodo biologico, non è stato mai geneticamente modificato. E quindi mantiene tutte le sue proprietà nutrizionali intatte. Bene. Queste cose non me le sono inventate, naturalmente ho fatto una ricerca su internet, quindi le ho lette in più di qualche articolo. Ok, finite le pieghe, faccio questa piccola birlatura. Poi vado a coprire con la ciotola. Questo passaggio lo faremo due volte. Io adesso ne ho messo soltanto uno, però lo faremo due volte. Ecco qua. Una volta passata la mezz'oretta di riposo, l'impasto si è rilassato, vado a formare la pagnotta. Lo allargo piano piano, delicatamente. Nel frattempo ho preparato un cestino di vimini con un telo dove ho messo spolverizzato con semola oppure con la stessa farina, ma visto che è così cara, quella che è rimasta ce la teniamo per un altro impasto. Bene, porto i lembi al centro in questo modo. Se volete trovate anche un video su come formare sia la pagnotta che il pane. Sul mio canale, vedo se riesco a metterli sopra in alto, e trovate anche come ribalto il pane sulla teglia calda, sulla carta forno e poi sulla teglia calda, senza mettere la pietra refrattaria. Ecco qua. Non che ce l'ho con la pietra refrattaria, ma l'energia elettrica costa. Io cerco sempre di accendere il forno durante la fascia serale, che è la 2 e la 3, per pagare meno l'energia elettrica, naturalmente. Scusatemi, la pietra refrattaria invece bisogna tenerla tantissimo dentro il forno. E quindi consumerei di più. In questo modo il pane mi viene bene, quindi continuo così. Ok, io metto la chiusura sopra perché poi ribalto, come sapete, e lascio lievitare. Copro tutto, lascio lievitare. Voglio fare questo impasto in giornata, quindi in serata. Ho iniziato di mattina e infornerò stasera. Copro e lascio lievitare. Eccolo qua, sono passate 3 ore, è ora di infornare, ho acceso il forno al massimo, 240, pratico dei tagli veloci, si potrebbe anche infornare senza tagli. Eccolo qua, dopo all'incirca 50 minuti, non si è aperto molto il taglio, devo dire, si è scurito sopra, forse dovevo mettere una schermatura sopra, questa è la proprietà proprio di questa farina. Al taglio naturalmente è freddo, si presenta molto bene, è morbido, vedete? Non rimane duro, ma morbidissimo, quindi molto adatto anche per le merende dei bambini, per spalmare un po' di marmellata, ma è buonissimo, l'ho assaggiato, è buonissimo e ha questo odore particolare, molto buono veramente. Ve lo consiglio, amici, amici ed amiche. Bene, io vi ringrazio della visione, condividete il mio video, ci vediamo al prossimo, ciao!